Ciao ragazzi, siamo carichi. Siamo carichissimi, siamo. Dai, dobbiamo essere belli, belli gasati, belli carichi. Attenzione, mi raccomando. Comunque saluta tutti, saluta tutti. Vi sto leggendo. Buonasera, Inter, Nerazzurro, Gianfi, Zallone, Dav. Dai ragazzi, siamo carichi. Allora, io prendo intanto il mio buon Romelu qua, che gioca titolare. Anzi, andiamoci a leggere subito la formazione, che è abbastanza prevedibile, tranne una cosa che non avevamo pescato. Onana in porta, ha segnato il Napoli. Sì, non penso. Onana in porta, Skriniar, Acerbi, Bastoni. Darmian quindi al posto di Dumfries, che probabilmente non è al meglio. Centrocampo confermato Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan. Davanti Dzeko, Lukaku. Quindi le nostre previsioni sono giuste, mentre dall'altra parte Di Marco, anche questo giusta, previsione giustissima. Adesso ragazzi, iniziata, perfetto. Dai, allora siamo più o meno tutti sincronizzati, perfetto, grazie Gianfi. Attenzione Lukaku, Lukaku, Dzeko, Darmian! Io non voglio, io voglio morire, io non c'ha, no, io, ecco, devo segnare il minuto dello sclero. No, vabbè. Cioè, bellissima l'idea di Dzeko e poi mamma mia, ma come cazzo l'ha presa, ragazzi, ma di piatto così. Darmian, ti devi proprio, guarda, fossilizzare in questo momento, ti devi. Fossilizzati, guarda. Incredibile. No, mamma mia, occasione gigante, ma no, non dico gigante, colossale, cioè, io veramente, non, boh. Bello, bello, bell'anticipo di... Oh, ragazzi, ragazzi, Lukaku, Lukaku, Lukaku! Occasione, ragazzi, al 40esimo, Lukaku, leggermente alto. Caricato potere, non capisco se la tocca al portiere o no, perché lui dice che lamenta un tocco del portiere. Ma ragazzi, ma la parata, Lui lamenta un tocco del portiere che secondo me, ragazzi, c'è calcio d'angolo, Non so se è dato rimessa dal fondo, guarda Ventola che impazzisce! Bravo, Gianfi, guarda, sei prezioso. Ma ragazzi, ma era calcio d'angolo! Ma porca di quella... Non basso, non basso! Era calcio d'angolo, ha dato rimessa dal fondo, ma di nuovo noi in attacco, ragazzi. Abbiamo recuperato Dzeko, 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 Barella dal limite, Bare. Ma. Di Marco! Ditemi che è fuori gioco perché se no lo bestemmio fino a domattina. Ditemi che è fuori gioco, ditemelo, ditemelo, ditemi adesso che è fuori gioco perché giuro che io quel nano me lo metto in giardino, me lo metto in giardino e ti scavo la fossa. Ma era fuori, perché io sto ascoltando senza audio, quindi non riesco a percepire se è fuori gioco o no. Dal replay mi sembrava regolare. Mi potete dire se è regolare o fuori gioco? Perché non avendo l'audio non ho la conferma nemmeno della telecronaca. Cioè, ragazzi, ma poi mi vengono a dire che può essere usato come attaccante. Ma per favore, a tu per tu col portiere gli ha tirato una mozzarella. Fine primo tempo, allora ragazzi, come commentiamo? Intanto aspetta che mi segno fine primo tempo. Come commentiamo? Non lo so, tante, tante, tante occasioni sbagliate. Tante occasioni sbagliate. È anche vero che ci vedo leggermente in crescita rispetto alla prima parte, dove eravamo un po' contratti, un po' paurosi. Un po' timidi, ecco, diciamo così, e anche un po' confusionari. Siamo andati in crescendo sicuramente. Abbiamo avuto almeno 3 palle gol nitide che però vanno sfruttate.
Quella di Darmian in particolare, quella di Di Marco sono le più clamorose, quella di Lukaku anche, però ci sta, nel senso, alla fine ha anche tirato bene, secondo me il portiere l'ha toccata, quindi era calcio d'angolo, ha fatto una buona parata. Detto questo, due occasioni nitide che vanno buttate dentro in questi casi, perché, anche perché non sai quando ti ricapitano. Il Napoli lo vedo, non lo so, il Napoli non lo sto vedendo brillante come al solito, se devo essere onesta. Tanto tanto possesso palla, però inutile, sterile, non ha avuto occasioni clamorose, che io ricordi. Quindi io direi, dobbiamo continuare così con l'atteggiamento, almeno di quest'ultima parte, non di quello dell'inizio. Però bisogna essere più cinici sotto porta, perché poi va a finire che veramente a loro gli basta uno strappo di Osimhen, fai 1-0 e dopo viene veramente difficile. Quindi l'analisi che mi verrebbe da fare in questo momento così a caldo è questa. La sciarpa, vado a prenderla, vado subito a prenderla. Magari porta bene. Ok, ciao, benvenuto, ritorno, non scappare. Sciarpa e gatto, come la vedete? Fai un po' di fusa in live. Ti va di fare un po' di fusa in live? L'ho portata la sciarpa, eh. Era sul divano. E non si dica che i gatti neri portano sfiga perché vi do, eh. Vero, Woody? Hai visto che bello? Lui si chiama Woody e ha 1 anno e... Quanto hai? 1 anno e... 1 anno e... A maggio fa 2 anni. Io non so perché ho questa bruttissima sensazione che lui metterà Correa. Riuscirò a farlo? No, Lautaro si è risoluto in panca, non si è nemmeno scaldato. Quindi secondo me lui non ha intenzione di metterlo. Poi vedremo se mi sbaglio. Inizia il secondo tempo. Inter-Napoli 0-0. Forza ragazzi, forza ragazzi. Attenzione Di Marco, cross in mezzo basso, ovvio, Dzeko, 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 Dzeko. Di Marco la ricrossa. Perché li fai tutti bassi? E danne uno alto di cross, minchia! Attenzione Di Marco, cross, cross, su Dzeko! Dzeko! Devo assaggiarvi un minuto, aiuto, aiuto, aiuto. Mi sono sentita male perché non ero pronta a piantestirlo. Oddio, la mia trachea non lo so. Mordicchiala la pena, Spalletti, mordicchiala. Mamma mia. Mamma mia, 1-0, il Cigno! Finalmente un cacchio di cross alto! Un'ora che devi mettersi cross alti, Di Marco, dai, eh! Oh, tunnellazzo, chiudile, eh! Anguissa quando ti va, chiudile! Girati, Toro, girati! Buona! Ma cos'è? Oh mamma mia, Darmian, proprio te c'hai i piedi prestati da... Io, ma veramente, uno zoppo, Pinocchio sembra, Darmian, Pinocchio, Pinocchio. Deve fare uno stop, lo cicca. Pinocchio. Mamma mia, oh. Il Napoli sta attaccando. Porca troia, sta palla non esce, non esce. Non è... Cosa? Onana! Onana! Oddio! La parata, la parata, no, 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 spazzala, 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 spazzala. 30 secondi, il Napoli attacca, basta, fermalo, ti prego, non regalare calcio di punizione che non si sa mai. Robin ci mette la gamba, sì, vai Bari, vai, portala su, portala su, portala su, vai, 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 vai. Lautaro, 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 non te la far prendere, ma ci vai addosso, Lautaro, ma minchia, ma che senso ha? Ma vai all'angolino, vai alla bandierina, ma Dio, che stupido quando fa così. Finita! Che palle. Finita?
Sì! Andiamo! Andiamo! Così, sofferenza, di cattiveria, di voglia, di grinta, grazie a quest'uomo qui, Benjamin Button! Grazie mille intanto a tutti, vi ringrazio già per essere stati qua. Non è entrato Zallo, vero? No, no, non c'è ancora. Ah, ok, non è entrato. Comunque mi segno il minuto 1:59 più o meno, 00, non lo so. Sì, a fine live, insomma. Fine. Ha più culo che testa, fa troppo ridere sta cosa, più culo che testa. Ragazzi, abbiamo vinto, questo è l'importante. Abbiamo vinto, sono stata di parola, esattamente. Ho portato fortuna, andiamo così. Speriamo che questa partita possa riaprire il nostro ciclo di vittorie positivo, che possiamo, oltre, vabbè, aver mangiato 3 punti al Napoli, che possiamo anche nelle successive, perché adesso se vinci questa e poi le altre fai cagare, cioè vale a dire aver fatto niente. Quindi dobbiamo mantenere la rotta, cercare di mangiare qualche punticino, allontanarci la Juve. E bene così, ragazzi, sono contenta di questa vittoria. Sofferta, ci sta contro il Napoli soffrire, non so, Gianfi, che ne pensi? Sì, guarda, io mi aspettavo peggio, Ti aspettavi sinceramente. peggio? Sì, alla fine mi sembra che Onana abbia fatto solo una parata proprio al 90esimo, più o meno, no? Cioè, quindi ci sta, Sì, ha insomma. fatto una Potevamo parata, sì. segnare di più, e niente. Abbiamo fatto un regalo a Ace, che è milanista, meno male non perdiamo il distacco, vero? Però dai, ci siamo fatti un regalo anche a noi. Dovresti cliccare su Zallo, Gate 8 vocale. Comunque, secondo scontro diretto di fila vinto, vero, assolutamente importante anche questo. Soprattutto, oltre, vabbè, la vittoria, è stato bello come è arrivata, nel senso che alla fine, veramente, ora a parte questi ultimi minuti di sofferenza, Napoli, cioè, desaparecidos, cioè, nel senso, non, tutta questa aggressività, tutto questo bel gioco, tutto questo tirare in porta non si è visto oggi, c'è cioè proprio zero. C'è Zallo. Eccolo, Zallo! Zallo? Non c'è più Zallo. Mi sentite? Eccolo Eccolo! Che ne pensi, Zallo? qua. Io non mi sento, però aspetta. Aspetta Come non ci senti? che c'ho problemi di. Devo modificare un attimo l'impostazione. Arrivo. Arrivo. Ok. No, il Cunco, prendi Agafil addirittura così. Lanciamo il carro, tutti zitti, tutti C'era Di zitti. Marco. No, il carro secondo Stella. Gianfi, vuoi che ti banno? Intanto Di Marco ha fatto assist, quindi Sì, chiedi va bene. scusa. Un cross in 50 minuti ha fatto. Gli è andato anche di culo così. Alice, tu Anzi, quanti cross hai fatto stasera? stasera Zero. tanti, soprattutto nella mia testa, non sai quanti cross over ho fatto. Vai veleno, dottore, godiamo, è qui che si gode? Adams, visto il cigno? L'elisir dell'eterna giovinezza, davvero, ragazzi. Fondamentale vincerla, l'abbiamo vinta, siamo contenti. Sì, c'è Gianfi, il tuo bro in live, hai visto? Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti quelli che stanno scrivendo. Peccato perché potevamo fare 3 gol. È vero, alla fine ci sta anche stretto il risultato 1-0, ma io non so voi, a me ha stupito. Mi ha stupito veramente il fatto che il Napoli non abbia avuto occasioni, cioè che abbia tirato in porta all'ultimo praticamente, non so, era già l'80esimo per quella parata di Onana. Però, cioè, mi ha veramente stupito la poca concretezza del Napoli. C'è cioè una squadra che sembra veramente la lontanissima parente di quella che abbiamo visto. Cioè, quella che abbiamo visto, seppur anche con le sue pecche, comunque era una squadra brillante che andava molto spesso a tirare in porta. Zero, ragazzi. Siamo un punto sotto la Juve, lo so, e pensa essere contro questa squadra di scappati di casa come ci si può sentire. Cioè, renditi conto che siamo sotto la Juventus, con la squadra della Juventus, ragazzi. Che oggi ha chiuso la partita e aveva Gatti. Quell'altro giovane, come si chiama? Quello di colore, non mi viene in Non... mente, con la I inizia, aiutatemi,
Vabbè, comunque, Aspetta. Boh. in ogni caso, vabbè. Ecco, Ealing Junior, esatto, Ealing Junior, cioè ha chiuso con Ealing Junior, che per buonissimo prospetto, per l'amor del cielo, però stai parlando comunque di un prospetto che ad oggi non è né carne né pesce. Ha giocato con Miretti, ha giocato con Ken, che non ha fatto nemmeno male, ma è pur sempre Ken. L'ha sbloccata per un calcio di punizione di Milik, cioè siamo sotto questa squadra, cioè parliamone dai ragazzi, su, dobbiamo fare qualcosina di più, eh. Il 18 Ah no, molto Milan-Inter, furbo, sì, è vero. scusate. Furto a mano armata oggi a Cremona. Hai visto The King? Incredibile, che Ma culo dicono che comunque ci che ha. sia un rigore per la Sì, Cremonese sì, che sì, non è sì, stato sì. Io, dato. allora, io non l'ho vista tutta, eh. Io non l'ho vista tutta, No, quindi, però nemmeno so, io, ho nemmeno sentito anch'io che dicevano così. Zallo, ci sei? Oh, io. Sì, ci sono, ci sono. Mi sentite voi? Ciao. eccolo, ti sentiamo. Ti Ok. sentiamo. Secondo me i Comunque gambi vorrei sono fare stati una menzione azzeccati. d'onore a Correa, che è entrato proprio decisivo. Sì, Ha per perdere sparato la palla, certo. una palla persa, tre falli, giallo, come dire, top player. È vero, è vero. L'ha imbrigliata Spalletti, bisogna calcolare stanchezza della gente che rientrava dopo tempo. È vero, però ti giuro, cioè veramente piuttosto preferivo Lukaku morto a Correa, perché mi fa solo innervosire, cioè entra e ti fa innervosire, perché per giunta è fresco, ha avuto tutto il tempo di prepararsi, allenamenti, eccetera, eccetera, perché non ha nemmeno fatto il mondiale ed entra in questo modo qua. Cioè, lasciamo stare, dai, lasciamo stare, Correa, appunto. E è vero che il Napoli non ha vinto nessuna amichevole, è vero. Speriamo, ragazzi, speriamo che arrivi la lenta ascesa del Napoli, però a questo punto, ragazzi, non so se è meglio, perché poi c'è dietro il Milan, e dietro il Milan C'è la non Juve. lo so. No, sì, nel senso, però c'è dietro una squadra che io, anziché far vincere lo scudetto, la seconda stella loro, non farei qualsiasi cosa. Quindi, piuttosto, Sì, veramente, forza meglio Napoli. Napoli. Eh sì, eh sì. Ah, sei abruzzese, giallo, è Zallo, è vero. Sì, sono abruzzese. Ah, cioè, ci credo che il 18 non ti fichi Inter, giustamente, sei milanista, è giusto. Mazzolani l'ha indirizzata, piccolo uomo. The King, guarda, non l'ho vista, però ho sentito anch'io e in realtà non mi stupisce. Non mi stupisce proprio per niente. Sì, ma vince Buonasera, sempre così la Lucianone. Juve. Ma sì, ma dai, ma la Juve, ragazzi, allora, io veramente ho visto gli ultimi minuti della partita. Cioè, non si passa la palla. Ma sai cosa vuol dire che non si sanno passare la palla? Gioco zero, zero. Tutto totalmente a caso. Buttato a caso. Una squadra proprio veramente di scappati di casa. Essere dietro a loro è veramente un insulto. Noi per Comunque. vincere dobbiamo fare il 200%, loro al Esatto, 50% vincono, in qualche modo la esatto, sfangano esatto. sempre. Esatto. È 1-0 così. alla È fine. così, hai ragione. Hai pienamente ragione. Vabbè, ragazzi, dai, non si può bestemmiare, assolutamente no, direi di no. È andata così. Grazie per aver seguito la partita insieme a me, per avermi fatto compagnia e bene così che dai, una vittoria che dà morale anche per aver vinto contro appunto il Napoli, quindi ottimo così. Ciao ragazzi!